Beh, io vi parlerò un po' della mostra che appunto che abbiamo fatto con Eugenio e con Sara Villa, che è la sua assistente da tanti anni e che è aperta appunto ancora fino al 17 maggio alla Loggia degli Abati di Genova. Abbiamo visto adesso proprio in questo bellissimo documentario che riguarda più il rapporto di Eugenio con l'industria, uno di questi cartelli antinfortunistici, la testa, l'elmetto appunto per proteggere il capo, che è stato proprio quello che il presidente di Palazzo Ducale ha scelto come immagine esterna che hanno realizzato appunto sulla facciata del palazzo. La mostra in realtà è una grande antologica che riguarda proprio tutta il periodo, il lunghissimo periodo artistico di Eugenio, perché si parte dalla fine degli anni 40 e si arriva proprio alle ultime opere che ha fatto pochi anni fa, nel 2013. In realtà Eugenio continua a lavorare, però abbiamo dato un termine per motivi organizzativi. E ci sono proprio tutte le tappe della sua grande voglia di sperimentare, di essere vicino all'attualità, al mondo e ai materiali. Difatti Eugenio, come abbiamo riferito prima e come lui stesso continua a insistere, perché vuole essere definito questo fabbricante di immagini, è molto legato alla sperimentazione, a tutti i vari materiali. E inizia però come un artista figurativo alla fine degli anni 40, fu un allievo di Felice Casorati e in mostra abbiamo messo quattro dipinti figurativi che riguardano proprio Genova e un ritratto bellissimo a sua moglie, l'artista Chichi Vice Svinci. Poi piano piano si passa più alla parte informale degli anni 50 fino ad arrivare le sue opere più conosciute e poi anche a questi aspetti invece legati in particolare all'arte industria, al suo rapporto con Umberto Eco per quanto riguarda i libri per bambini e anche questo bellissimo rapporto con la cantante Katy Berberian e questo meraviglioso libro fumetto che, come ricordavi tu, fu esposto qui proprio a Roma, alla Galleria di Maracuja. Questa è una mostra veramente molto completa, alla quale però, per rendere omaggio a Eugenio, la sua città natale gliene ha dedicate altre due. Difatti chi dovesse andare a Genova in questo periodo ha ben tre mostre dedicate a Carmi, la nostra a Palazzo Ducale, poi al Museo di Villa Croce c'è invece tutta una parte che riguarda il suo lavoro grafico e poi in una galleria, la Galleria Martini, c'è una parte molto interessante perché è quella un po' meno conosciuta del suo lavoro che riguarda gli anni 50-60. Sconosciuta, Meno conosciuto, è pochissimo. vero, sono opere praticamente la maggior parte È inedite. la prima mostra che E questa è la prima mostra, ci sono gli smalti, ci sono non solo le carte, gli acquerelli, ma anche proprio gli oggetti in smalto che avevi fatto, no? Anche per le officine Moneta. sì. Per cui insomma, è un omaggio doveroso che la sua città gli ha riconosciuto. Ma poi ce ne saranno altre, mi dicevi anche a Milano prossimamente, insomma, è un momento importante per rendere giusto peso al suo lavoro che è stato veramente molto significativo. Poi non so se vuoi parlare, No, Giorgio? passerei la parola a Nicoletta Cardano.